Manca solo un'ora alla festa di compleanno di Bella. Faresti meglio a sbrigarti con quei palloncini, Lana, stai esaurendo il tempo. Oddio, cos'è successo? La mia spugna per il trucco è disgustosa. Ovviamente non la userò più. Mi sa che devo... Acciù! Occhio alla spugna! E addio palloncino! Accidenti, Bella! Perché i tuoi starnuti sono sempre così drammatici? Scusa, non posso farci niente! Ehi, ed ecco il tuo palloncino! Chissà se posso usare questa cosa come spugna! Per usarlo, spremi il fondotinta su un palloncino leggermente sgonfio in questo modo. Dopo averlo tamponato sul viso, inizia a sfumarlo! Ehi, non sembra affatto male! Il lattice è un perfetto sostituto di una spugnetta perché copre i pori. Bene, e qui ho quasi finito! Wow! Chi avrebbe mai detto che un palloncino potesse fare miracoli? Che ne pensi, Lana? Ammazza! La tua pelle è impeccabile! Ed è tutto grazie al palloncino? Davvero impressionante! E ora che ho finito con il trucco, ti darò una mano con questi cosi. Buon compleanno a me! Ehi, ma è il compleanno di qualcuno? Quando si tratta di amicizia, voi ragazzi meritate un 8 più. Cacchio, Amy, ma li hai gonfiati tutti tu? Sembra che Sofia sia rimasta bloccata nel noioso compito di temperare le matite. Quella roba fa sempre un casino terribile, non è vero? Ok, Amy, non soffiare troppo forte! Wow, questo è sparito, signore e signori! Wow, è atterrato nella pila dei miei trucioli! Hai mai sentito parlare di un incidente benevolo? Questo piccolo incidente sta per generare un'idea geniale. Se sei stanca di avere tanti trucioli di matita dappertutto, prova a mettere il temperamatite in un palloncino sgonfio. Ora non dovrai più preoccuparti di fare casino. Sei una tipetta sveglia, Sofia. Dopo un paio di giorni di procrastinazione, ti sei finalmente fatto coraggio e hai lavato i piatti. Ottimo lavoro, signore. Ma solo perché i tuoi piatti sono puliti non significa che il tuo lavoro sia finito. Capisci cosa intendo? Oh, cavolo, come faccio a pulire tutta questa robaccia? Proverò a lavare tutto con l'acqua. Non sono sicura che questo metodo possa funzionare, Justin. Dovrei usare un po' più di olio di gomito. No! Non mi devo lavare la faccia, solo il lavandino! Chi avrebbe mai detto che avrei avuto bisogno di un paio di occhiali per pulire questo coso? Ci deve essere un modo migliore per togliere tutte queste cianfrusaglie dal mio lavandino. Oh mio Dio, sei così dolce a chiamarmi e a augurarmi buon compleanno. Scusa, festeggiata, ma prenderò in prestito uno dei tuoi palloncini. Un attimo. Non preoccupatevi, non c'è niente da vedere qui. Ah, sì, sto uscendo dalla porta proprio ora. Sì, non se n'è nemmeno accorta. Diamo inizio alla festa delle pulizie, va bene? Per questa pulizia, metti un palloncino sgonfio sul rubinetto del lavandino così. Poi taglia una piccola fessura sulla punta del palloncino. Una volta accesa l'acqua, avrai un rubinetto con una testa orientabile. Vedete? Ora si può effettivamente controllare dove va l'acqua. Infine, è possibile eliminare le macchie e le croste. Volete passare la serata a guardare un film, eh? E la parte migliore? Tutti gli spuntini. Ehi, dammi una patatina. Oh, sembra che non ce ne siano più per te. Ma puoi andare a prenderci un'altra lattina, sorellina. Ah, i vantaggi di essere la sorella minore? Eh già. Lana vuole un'altra lattina di patatine? Oh sì, e io le darò un'altra lattina di patatine. Per questo scherzo, tutto ciò che serve è un palloncino sgonfio e una lattina di patatine. Basta riempire il palloncino con acqua del rubinetto e tenerlo nella lattina proprio in questo modo. Ora riempi. Assicurati che si riempia fino alla fine in modo che sia pronto per lo scoppio. Una volta che è piena, non legare il palloncino. Basta tenerlo di lato in questo modo. Una volta che sta oltre il bordo, srotola la pellicola e rimetti il coperchio di plastica. Facciamolo. Bene, Lana, ti ho preso un'altra lattina di patatine. Oh no, non sa cosa l'aspetta. Ed ecco! Ah! Ho chiesto uno spuntino, non una bevanda! Accidenti, Lily, c'è cascata in pieno! Questo le insegnerà a non darti degli ordini, ma per ora è meglio che inizi a correre. Ti prenderò, Lily! Occhio! Pronto per il prossimo scherzo? Avrai bisogno di due puntine, un palloncino come questo e del nastro. Arrotola un pezzo di nastro adesivo, attaccalo al muro e attacca una puntina.
prendi un altro pezzo grande di nastro adesivo e attaccalo alla porta all'altezza dello stesso pezzo. Continua finché non è così. Adesso attacca i palloncini gonfiati sui pezzi di nastro, qualsiasi colore andrà bene. Shh, non dirà Olivia quello che ho appena fatto. Eccola che arriva. Ah! Ma che è stato? Il suono di quei palloncini che scoppiano spaventerebbe chiunque. E guarda che sguardo! Questo sì che è il volto della paura. Chi ha bisogno del caffè se riesce a far correre qualcuno in questo modo? Non c'è niente di meglio che mostrare a tutti i tuoi amici il tuo nuovo amore in video. Sto interrompendo qualcosa? No. Sto solo con me stessa. Beh, non so proprio cosa pensare, ma di certo era alquanto ambiguo. Beh, questo dovrebbe insegnarti a bussare prima di entrare, o no? Cerchi qualcosa da fare per rendere il pomeriggio più movimentato? Oh, questo sì che va bene. Emily si pentirà di aver lasciato le chiavi in giro. Per questo scherzo avrei bisogno di queste e di un palloncino sgonfio come questo. Vai avanti e attacca il portachiavi sul palloncino. Può essere difficile, ma cerca di metterla dentro. Ecco qui. Ma aspetta, non è ancora finita. Vai avanti e fai esplodere il palloncino con le chiavi dentro. Non soffiare troppo forte. Va bene, così dovrebbe andare. Ok, io vado al centro commerciale. Hai visto le chiavi della macchina, per caso? Qui non ci sono. Dove diavolo le ho messe? Seriamente, ho cercato dappertutto. Proprio dappertutto? Ehi, che stanno facendo le mie chiavi lì dentro? Ma come faccio a trovarle in questo mare di palloncini? Accidenti, sembra una festa di compleanno qui. Sembra che Emily smisterà palloncini invece di fare shopping. Ah, oh, Olivia, perché fai queste cose? Ehi, bella! La festa dell'altra sera è stata troppo divertente, vero? Tra l'altro sono avanzati un sacco di palloncini da scoppiare. Mi aiuti? Prendi questa puntina. Sembra innocuo, vero? Devi solo far scoppiare un palloncino sulla tua testa, così. E un altro. E un altro. Oh, santo cielo! Non avrei mai detto che nel terzo c'era dell'acqua. Vabbè. In ogni caso, dovevi lavarti. Un'altra giornata, stesso noioso snack. Se soltanto ci fosse qualcosa di buono in casa. Beh, guarda un po', Ellie. Vicky è un'amica adorabile e ti ha portato un cupcake tutto per te. Buon appetito. Ma che? Ma il cupcake è pieno d'acqua. Oh no, ma che ha fatto? Se l'è versato addosso. Basta riempire una ciotola con del liquido e coprirlo con un palloncino e aggiungere della glassa, così che quando si taglia vola dappertutto. Ah, non preoccuparti, Ellie. Avrai la tua vendetta.